Seleziona due manubri intermedi di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Le gambe sono leggermente piegate con la zona centrale del corpo in termini di core che sarà contratta per mantenere la postura, senza che la zona lombare intervenga in maniera troppo importante. Le scapole sono retratte per la massima efficacia. Esegui l'esercizio in maniera lenta e controllata per ottimizzare il tempo sotto tensione per i migliori risultati, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Le braccia a livello del gomito sono leggermente flesse con una leggera extra rotazione a livello delle spalle. In parte interverranno anche deltoidi posteriori oltre alla cuffia dei rotatori. Seleziona un manubrio non troppo pesante che ti permette di eseguire l'esercizio con un ampio arco rispetto al tuo grado di flessibilità e di mobilità. Appoggia quindi il gomito sul ginocchio ed esegui questo movimento di extra rotazione che andrà a colpire in maniera importante la cuffia dei rotatori in termini per l'appunto di articolazione della spalla. Espira come sempre nella fase di contrazione e inspira nella fase eccentrica o discendente da eseguire sempre lentamente, rispettando quindi il movimento stesso, resistendo quindi al manubrio che scende senza lasciarlo cadere. Il movimento sarà indicativamente con un arco di 90 gradi, sempre, ripeto, rispettando il tuo grado di flessibilità, e in questo modo per l'appunto vai a colpire al meglio la parte superiore della schiena anche a livello profondo per quanto riguarda, come detto, la cuffia dei rotatori, sempre con enfasi sul pompaggio muscolare e sulla contrazione stessa. Questo esercizio tra l'altro può essere molto utile come riscaldamento a fini posturali prima di allenare il petto. Seleziona un manubrio che puoi gestire al meglio in termini di peso per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Una gamba è leggermente piegata con l'altra appoggiata sulla panca con la zona centrale del corpo contratta a livello muscolare per mantenere una buona postura. Le scapole sono retratte con la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche. Appoggia la mano opposta rispetto a quella con il manubrio sulla panca e assicurati che la zona lombare non intervenga in maniera importante. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione del gomito con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Polsi e avambracci sono in linea con i gomiti mantenuti vicino al corpo. Esegui il movimento in maniera lenta e controllata, massimizzando il tempo sotto tensione per i migliori risultati. Per prima cosa seleziona un carico in termini di manubrio che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione senza compensare per un'eventuale mancanza di forza muscolare. Sei in piedi, con i piedi ben saldi per terra, gambe leggermente piegate, zona centrale del corpo contratta per un'ottima stabilizzazione, quindi vai ad afferrare il manubrio e eseguire il classico movimento di curl con il gomito appoggiato sul ginocchio per evitare il cheating, ossia il fatto di compensare con un qualche movimento sbagliato per un eventuale carico troppo elevato, sempre enfatizzando la supinazione dell'avambraccio, arrivando quindi con il mignolo più in alto del pollice. Mi raccomando, la presa non deve essere troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo a livello muscolare, con buona enfasi sulla contrazione e nella fase concentrica, oltre a espirare, puoi anche fermarti in mezzo secondo per massimizzare il pompaggio stesso. Quindi inspira nella fase discendente da eseguire lentamente con un ampio arco, sempre resistendo la discesa per sentire al meglio l'allungamento del bicipite stesso. Per prima cosa seleziona due manubri in termini di carico che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione senza compensare per un'eventuale mancanza di forza muscolare. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo contratta per un'ottima stabilizzazione, scapole addotte e depresse e la schiena che mantiene le curve fisiologiche. La presa sarà in supinazione con i manubri più esterni rispetto al solito per quanto riguarda l'esecuzione. Come sempre la presa non deve essere troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo a livello muscolare, con un movimento ampio espirando nella fase concentrica di contrazione e in questa fase puoi fermarti in mezzo secondo per massimizzare il pompaggio per poi inspirare nella fase eccentrica o discendente da eseguire lentamente per i migliori risultati. Mi raccomando, esegui il movimento in maniera lenta e controllata, ovviamente massimizzando il tempo sotto tensione. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando un manubrio in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Appoggia il gomito sul ginocchio, in questo modo evitando che l'articolazione della spalla e il deltoide anteriore possano intervenire nell'esercizio. L'impugnatura non sarà troppo stretta per evitare di coinvolgere l'avambraccio a livello muscolare in maniera troppo importante. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione del gomito, supinando anche l'avambraccio, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio del bicipite, espirando quando lo contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato e un ampio arco per i migliori risultati. Quando sei con il gomito flesso e l'avambraccio supinato puoi fermarti in mezzo secondo per massimizzare la contrazione a livello del bicipite.
Posizionati su un tappetino con i piedi fissati sotto due manubri, le ginocchia flesse e le braccia completamente estese con in mano due manubri. Il movimento consiste nel flettere anteriormente la colonna portando il petto verso le ginocchia, contraendo il retto dell'addome, espirando in questa fase per poi inspirare nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che il collo non intervenga a livello muscolare. Le spalle a livello dei deltoidi anteriori saranno contratte per mantenere la posizione delle braccia e il focus sarà l'intera zona centrale del corpo a livello muscolare. Enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. In parte interverranno anche i flessori dell'anca e il retto femorale. Se vuoi fare un salto di qualità e entrare meglio di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online.